Dipende anche se, cioè, se sei sicuro che il treno non passa, allora sì, però 5 secondi vado via. Ci sono i miei amici che l'hanno fatto. E perché lo fanno, secondo te? Per credersi fighi. 14 anni, 16 anni, il selfie di moda in una generazione iperdigitale che vive con lo smartphone e di smartphone. Dopo il caso della ragazza di 17 anni fermata allo Scalo Motta. Dopo il caso della ragazza di 17 anni fermata allo Scalo Motta, che ha confessato l'intenzione di fare un selfie sui binari, i più riflettono e spiegano. Rischiare la vita soltanto per farsi vedere sui social. Non è cosa da me. Non lo farei perché ho paura di essere investita da un treno. È rischioso, cioè è una cosa stupida per farsi vedere dagli altri, per avere magari più amici finti che non amici veri sui social, ecco. I social, vetrine, ma soprattutto piazze virtuali, dove essere diversi da quello che si è realmente, un gioco pericoloso soprattutto in adolescenza. Io spesso vedo ragazzini che frequentano il nostro servizio. Che si rappresentano in maniera completamente diversa nei social media. Ci sono quasi delle vite parallele, direi, nei social media. Insomma, i ragazzi si rappresentano in maniera molto diversa e molto distante da quello che sono nella realtà. Ma le nuove tecnologie possono rivelarsi vincenti anche sul fronte della prevenzione. È il caso del servizio WhatsAppiamo dell'ULSS2 che attraverso una lista anonima in broadcast ha raggiunto da maggio a oggi 300 utenti. Abbiamo dei gruppi di genitori che fanno dei percorsi di formazione con noi e ricevono dei contenuti, dei piccoli messaggi legati ai contenuti dei percorsi che seguono. Abbiamo i ragazzi che fanno la peer education sulla problematica dell'alcol nelle scuole.